facciamo con Daniele è stato un pochino più veloce. Addirittura c'è chi si ferma solo qui dove c'è il rumore bianco e fa domande e basta, non guardo gli altri. Tutto qua? No, forse no, però lo senti solo il rumore bianco e basta. Ecco, così. Vedete le scene sul comodino che è la piastra carità, che c'è qualcuno qui con noi? Sì, questo aveva un tic, ma non so se. Dici che è rimbombo? Però si è sentito un rumore lì. Ho lì o dentro, nella stanza quasi. Oh, passa un po' di eco. C'è qualcuno qui? Lì ci sono i bagni. Che ho detto che anche di qua sentono le cose, mi fanno. Sì, è andato in errore. Però c'è il pipistrello. E guardate il suo pipistrello. Ah, allora magari qualche rumore. Magari qualche rumore era anche quello. Quello è una rondine, perché comunque qualcosa è che l'ha. Non l'ho visto, stavo guardando il telefono. Sì, eravamo quelli che fanno le riprese. Sì, sì, oh. È scappato, sì. È scappato lui, al posto che noi è scappato lui. E non l'ho sparito? È uscito dalla finestra? Sono piccolina la finestra, primo colpo così. Dalla sinistra, sì. Deve mirarlo troppo. Qua, o è uscito da qui. C'è qualcuno qui con noi che ci sta seguendo? Sì? Si è sentito un shh? Oh sì. Puoi ripetercelo che non abbiamo capito? C'è qualcuno che ci sta seguendo? Ti ha risposto? Sì, c'è qualcuno che ti sta seguendo. Sì, ci ha risposto noi da dietro. No, ci ha risposto noi da dietro. Sì. Sì, sì. Allora, piano, sì. Vediamo qua adesso. Ci sono anche delle scritte, abbiamo visto prima. Qualcuno che... Cosa? Di là c'erano delle scritte. Ah, di là? Ma anche qui, guarda. Sì, ma però sono vecchi. Sì, sono vecchi. O magari sono entrati. Vediamo. Cosa ha detto? Video. La ragazza che sa fare le macchine. Sì, 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 in corso no. Guarda. Ti stiamo dando fastidio? No. Ok. È successo qualcosa qui di particolare? Se si incrocia, se non apri. È morto qualcuno su questa parete?
se si incrocia, se no apri. Gli altri? Tutti, grazie. Ah sì, anche lui dice di sì. Ok, grazie, per la posta. Però è più recente, forse. Sei morto tu, quindi. Se si incrocia, se no apri. Sei stato fucilato qui? Ok, grazie. Ciao, grazie. Arrivati, ma sembra che si parlava. Ma se era a rimbombo di qualcosa. Devo proprio parlare, ma molto, molto lontano, molto basso. Non lo sapevo. Non c'è per altri. Forse per lui. Eri anche tuo operaio? No. Tu eri un militare. Eri un sergente? E ti incrocia? Eri un fucigliere? Sì, in croce. È un fucigliere qua. C'era un suo amico. Lui. C'è un altro modo per poter interagire con te? La radio, se si incrocia, se no apri. Può parlare liberamente al limite, lo sentiamo. Puoi far sentire la tua voce in qualche modo, se si incrocia, se no apri. Non c'è nulla, no. E con la scrittura, si incrocia, se no apri. No. C'è un altro modo che non ti sto dicendo. Lui sa che c'è un altro modo. Ci puoi aiutare con un indizio, ci puoi indicare qualcosa che ci fa capire come? Wow, è lui che c'è. È lui. Ce l'ha con te, Davide. Davide? Sì. Perché Davide è come te? Soldato. Quindi può capire che cosa, cioè può capirti? Sei lo spirito guida di Davide? Se si incrocia? Ok. Hai risposto sì? Sì. 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 Davide. È per questo che lui è arrivato in questo posto. Sai che quando sono arrivato la prima volta in questo posto mi è piaciuto tantissimo? Sai anche che ci torno perché ho degli amici e è un posto che a me piace tanto. Aspetta. È lui che ci ha portato qua. Ci hai portato tu qui. È per quello che sei arrivato qua. Quindi se tu sei il suo spirito guida da quando lui perché è arrivato qui. Voleva farti conoscere la sua storia. Forse. Sì. Grazie della fiducia allora. Ma lui può ricostruire chi sei? Può essere proprio chi, cioè come ti chiami, cosa hai fatto? Sì. Ok. Grazie. Faremo questo. Sei contento di questo? Ok. Ok. Se vuoi, vuoi non chiedi qualcos'altro? No, ci siamo conosciuti, è stata una bella cosa. Ci ritroveremo? Sempre in questo luogo. Puoi salutare? È stata un'esperienza straordinaria, sino dall'inizio, avendo conosciuto il leader del gruppo, Giancarlo. Sanno sempre trasportare e coinvolgere, le loro razionalità
professionalità aprono la porta ad un mondo affascinante che ci circonda. Tutto il Comago Stante e l'Accademia di Parapsicologia adoperano questo valore spontaneo. L'ispezione al Prinz Rudolf mi ha coinvolto personalmente e ha aperto in me una nuova via di conoscenza. E un grazie particolare di cuore a tutti gli operatori, a Giancarlo, Monica, Luca, Emilia, Assunta. A presto per nuove avventure. Ciao, sono Stefano. Volevo ringraziare i ragazzi del Como Paranormal che grazie alla loro esperienza e professionalità mi hanno fatto vivere un'esperienza indimenticabile e visti i risultati positivi penso sia da continuare e proseguire su questo progetto. Grazie. E devo dire che è stata un'esperienza molto proficua, perché da una parte io sinceramente sono una persona che già ci credeva e già sa che comunque esistono fantasmi, esistono le anime, esiste della presenza, e questo mi ha aiutato semplicemente a capire maggiormente come si possono percepire queste presenze, come si riesce ad interagire con loro. E vedevo solamente queste cose in televisione, non sapevo se questi strumenti fossero reali oppure funzionassero veramente. Con questa esperienza ho capito che, avendoli provati anche in prima persona, ho capito che realmente tutto funziona ed è tutto reale. È stata una bellissima esperienza, molto emozionante, piena di sensazioni positive e negative e di emozioni soprattutto. Ciao a tutti, sono Adelino e con me c'è Irene e ringraziamo l'associazione perché abbiamo trascorso una serata bellissima con delle esperienze veramente importanti e propongo di rifarla ancora in un'altra occasione quando siete liberi. Vi aspettiamo. Ciao, grazie a tutti.